Le ipotesi di una nuova ondata autunnale sono basate soprattutto sull'inevitabile aumento dei soggetti suscettibili legato al trascorrere del tempo dall'ultima dose vaccinale oppure dalla guarigione dopo l'infezione. In entrambi i casi c'è una diminuzione degli anticorpi, soprattutto dopo i 120 giorni. Questo comporta un calo progressivo dell'efficacia della risposta immunitaria contro il rischio di contrarre l'infezione, anche sintomatica. Per questo motivo nei centri vaccinali delle 4 ASL abruzzesi la campagna di vaccinazione anti-Covid va avanti seppure con orari e luoghi rimodulati e senza necessità di iscriversi alla piattaforma per la prenotazione dell'appuntamento. Per le categorie che diciamo alle quali è possibile somministrare la quarta dose, cioè dai 60 anni in su, i fragili e anche i giovani con patologie particolari, è opportuno fare la quarta dose. Oramai è conclamato che chi ha 4 dosi, chi è vaccinato e ha fatto i richiami, diciamo, non sviluppa polmoniti, per cui credo non c'è nulla da aspettare. Gli hub sono aperti, si può accedere in Abruzzo senza prenotazione, per cui l'invito è a fare la quarta dose assolutamente, non attendere. Dunque la raccomandazione degli esperti per gli ultra sessantenni fragili è quella di non aspettare i nuovi vaccini, di cui ancora non si ha nessuna comunicazione ufficiale, perché quelli attuali hanno dimostrato di funzionare contro le forme gravi della malattia. Attendere non ha molto senso in questo momento, innanzitutto non sappiamo quando arriverà questo nuovo vaccino e quindi magari aspettiamo, ma io credo che oggi sia importante più che mai avere il ciclo vaccinale completo. Se sono passati 120 giorni dalla terza dose è bene farsi la quarta dose. Poi si vedrà quello che succederà a settembre, ottobre, quando comunque arriverà questo nuovo vaccino, che oggi, ripeto, non sappiamo la data. Tra l'altro ci sono ancora quelli che devono completare il ciclo vaccinale, che hanno fatto 2 dosi, non hanno fatto la terza, quindi l'invito anche a loro è a fare la terza dose e poi a 120 giorni la quarta dose. Insomma, oramai sulla vaccinazione credo che non ci siano più discussioni da fare, la vaccinazione serve, è utile e quindi insomma va assolutamente completato il ciclo vaccinale.